Buongiorno a tutti e a tutte, ben ritrovati a Vera Mattina, nuova puntata. Intanto buon venerdì, noi siamo prontissimi anche quest'oggi per trascorrere insieme a voi due ore all'insegna dell'informazione, dell'approfondimento, delle notizie del giorno, con tanti collegamenti che anche oggi andremo a garantirvi, oltre alle storie di vita che porteremo qui nei nostri studi. Ve ne anticipo un paio, quella per esempio di un medico, un ginecologo che ha avuto la gioia di far nascere il suo primogenito. Sarà lui stesso a raccontarci di questa straordinaria esperienza. Parleremo però anche di lavori no gender, proprio così, perché intervisteremo una giovane donna che dopo il diploma al liceo linguistico ha deciso di andare a lavorare in cantiere e ama tantissimo il suo lavoro. Tra poco ci spiegherà il perché. Ovviamente non possiamo prescindere dalla cronaca, su cui ci concentreremo a partire proprio da questi minuti, dall'apertura della nostra trasmissione, che dedichiamo alle ultime novità relative al caso di Andrea Rabčuk. E ci chiediamo: è davvero la scena di un suicidio quella ritrovata nel casolare a Castelplanio, con un foulard annodato ad una trave ed un messaggio rinvenuto proprio lì vicino ai resti del cadavere? Oppure Andrea Rabčuk è stata uccisa e poi è stata inscenato un suicidio, alimentando sospetti sull'unico indagato, l'ex fidanzato Simone Gresti? A questa e altre domande devono rispondere gli inquirenti, ma cerchiamo di capire un po' quali sono le ultime novità e andiamo proprio nel territorio dorico dalla nostra Teodora Stefanelli, che dovrebbe essere già pronta. Buongiorno Teodora. Buongiorno Stefania, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, diciamo che innanzitutto la procura sta continuando a lavorare veramente 24 ore su 24, si sta cercando di dare una risposta al perché nessuno abbia visto quelle ossa, insomma, ma il cadavere di Andrea Rabčuk prima all'interno del casolare di via Monte Adamo. E poi c'è l'ex fidanzato Simone Gresti, l'unico indagato adesso anche per omicidio volontario, lo sappiamo, che è tornato a parlare alla trasmissione Chi l'ha visto. Non dipingetevi come un mostro, non fatelo, io non c'entro niente, Andrea non sarebbe mai entrata da sola in quel casolare. Sono le poche parole che appunto Simone ha detto al telefono alla giornalista di Chi l'ha visto, dicendo chiaramente che lui era estraneo ai fatti, non c'entra niente con questa storia. L'unica sua leggerezza è stata quella di lasciarla andare, di lasciarla scappare. Ha detto: le ho preso il telefono non per privarla appunto della possibilità di comunicare, ma per proteggerla e fare in modo che lei non andasse con qualcuno, non chiamasse qualcuno che potesse in qualche modo metterla in pericolo. Insomma, questa è chiaramente la sua versione. Lui resta indubbiamente indagato, quindi per lui è sicuramente un periodo molto duro e si sta cercando, anche il suo legale, insomma Emanuele Giuliani, sta cercando di capire qual è la strategia difensiva migliore da adottare. Intanto c'è Giorgetta la mamma, che cerca giustizia, ha fatto un appello molto toccante sui social, cercando giustizia, dicendo perché mia figlia non è stata trovata prima. E poi c'è il DNA, DNA che ancora, diciamo, si stanno aspettando le risposte da parte dei SIS, da parte insomma di chi analizzerà i campioni, sia appunto per dare un nome a quelle ossa, ma poi c'è anche da analizzare quella sciarpa a stelle, quel foulard appeso alla trave che tra l'altro è anche sotto sequestro, per cercare di capire se Andrea abbia commesso quella sera un tragico gesto autolesionista. Messaggio che è stato rinvenuto, questa scritta trovata vicino alle ossa umane su questa tavola di legno, ci sarebbe scritto: se lui non mi avesse tolto il cellulare avrei chiamato mamma. Ce lo puoi confermare questo, Teodora? Allora, chiaramente sono delle informazioni emerse e a quanto pare, insomma, la scritta fatta con il pennarello corrisponderebbe più o meno, insomma, circa questo messaggio, cioè se lui non mi avesse tolto il telefono io avrei chiesto aiuto a mia mamma, avrei telefonato a mia mamma. Chiaramente è soltanto una scritta e tra l'altro c'è una perizia calligrafica in corso per cercare di capire se effettivamente quella scritta l'abbia fatta Andrea,
perché potrebbe anche essere Stefania un depistaggio, cioè noi non sappiamo niente al momento, la procura sta lavorando anche su questo, potrebbe essere che lei è andata con qualcuno e quel qualcuno abbia fatto la scritta per inscenare, insomma, una scena Certo, di anzi suicidio. precisiamo che la frase che è sconnessa e con lettere di grandezza diversa non contiene il nome di Simone, ma fa riferimento a un lui che se non mi avesse appunto tolto il cellulare avrei chiamato mamma. Poi c'è anche un vi voglio bene, peraltro come giustamente ricordavi Teodora, questo elemento verrà posto all'attenzione di un perito per una perizia calligrafica, ma la scritta è stata mostrata anche alla mamma di Andrea, Giorgeta. Sì, esatto, è stata mostrata anche alla mamma di Andrea. C'è da capire se questa scritta appartenga alla figlia. Insomma, noi capiamo bene, insomma, che la mamma Giorgetta in questo momento si trova in uno stato psichico particolare. Insomma, noi abbiamo avuto modo di incontrarla, insomma, di incrociarla per le vie dei tribunali e l'abbiamo vista, insomma, particolarmente provata. È un momento, chiaramente, come potrete immaginare, durissimo per lei e quindi, insomma, non ci si può mai abituare alla perdita di una figlia. Ormai gli inquirenti hanno pochi dubbi che quei resti appartengano ad Andrea Rabciuk, anche se per essere precisi dobbiamo attendere, come hai ricordato, la comparazione del DNA e quindi la conferma dell'identità di quel cadavere. Sta di fatto che se fosse confermato, Andrea Rabciuk, che per 2 anni è finita nel buco nero degli scomparsi, purtroppo ha perso la vita. Vorrei mandare in onda un breve servizio perché dopo averti salutata per ulteriori aggiornamenti, Teodora, parleremo proprio degli scomparsi nelle Marche. Resta con noi qualche altro minuto, il servizio. Anche Andrea Rabciuk, la 27enne di origine rumena, era finita in quel grosso buco nero dove degli scomparsi non si ha più nessuna traccia. Poi, lo scorso 20 gennaio, il ritrovamento dei resti in quel casolare a Castelplanio. Un dolore troppo grande per mamma Giorgeta, che il 7 dicembre scorso aveva preso una torta per festeggiare il 28esimo compleanno della sua amata figlia, di cui dall'11 marzo 2022 non si è avuta più alcuna notizia, dopo aver preso parte ad una festa in un casolare a Montecarotto, dove si era recata in compagnia del fidanzato. Perché prendere un criminale che ha ammazzato mia figlia? Le indagini proseguono serrate tra testimonianze, perizie e tracce rinvenute nel casolare. Tra queste un messaggio scritto su una tavola di legno. Se lui non mi avesse tolto il cellulare, avrei chiamato mamma. La tavoletta è stata sequestrata, il messaggio con una calligrafia incerta e che la madre di Rabciuk non è stata in grado di attribuirle presenta lettere di grandezza diversa. Simone Gresti, attualmente unico indagato, nella trasmissione Chi l'ha visto, ha commentato gli ultimi risvolti esprimendo seri dubbi che quelle parole siano state scritte da Andrea, affermando che la ragazza non avrebbe avuto alcun motivo di scappare da lui, perché le voleva bene. Queste dunque le ultime novità che abbiamo riassunto anche insieme, Teodora. Certo, la prossima settimana potrebbe essere decisiva, comunque potrebbero arrivare ulteriori conferme a partire dal DNA. Eh sì, il DNA indubbiamente siamo ormai agli sgoccioli perché si erano presi i periti 90 giorni, 60 giorni, quindi insomma se, la prossima settimana sarà sicuramente decisiva, sarà decisiva anche chiaramente per la PM Bilotta che sta veramente lavorando alla clemente, insomma, per cercare di venire a capo di questo giallo che veramente va ormai avanti da due Sì, anni, è quasi davvero tre anni. un enigma da risolvere. Grazie Teodora per questi ulteriori aggiornamenti e ti lasciamo al tuo lavoro. Noi rimaniamo però sul tema che abbiamo appena accennato con il servizio dedicato al caso di Andrea Rabciuk, ovvero gli scomparsi nelle Marche. Quanti sono? Anche perché avete sentito
per chi ha seguito questo caso, la questione legata ad Andrea Rabciuk è iniziata proprio come un caso di scomparsa. Io do il benvenuto nei nostri studi all'avvocato Federica Guarrella, che è vicepresidente di Penelope Marchio ADV. Buongiorno e grazie per essere con noi. Partiamo però, anzi restiamo sul caso di Andrea Rabciuk, perché c'è una notizia al riguardo. Sì. Noi come associazione Penelope di solito ci muoviamo in questo modo, scriviamo appena c'è la scomparsa alla prefettura per sapere se è stato adottato il piano provinciale delle persone scomparse e poi se si apre un procedimento penale come in questo caso, e in questo caso l'abbiamo fatto, abbiamo ovviamente scritto al pubblico ministero quale associazione danneggiata dal reato, perché ci occupiamo di persone scomparse, chiedendo la possibilità di avere il numero del procedimento penale per poterlo seguire ed eventualmente costituirci parte civile. Quindi ne avete facoltà, sì, di poi avanzare, dipende, questa richiesta. Esatto, poi dopo dipenderà ovviamente dal giudice se accettare la costituzione di parte civile o meno, ma questo è, diciamo, l'iter che seguiamo in quasi tutti i casi di scomparsa quando si apre un procedimento penale. Voi siete intervenuti fin da subito, vi siete interessati sin dal principio di questo caso, due anni fa? Sì. Abbiamo contattato la prefettura di Ancona chiedendo se era stato adottato il piano provinciale delle persone scomparse e abbiamo chiesto la possibilità di entrare in contatto con la famiglia, che però è una famiglia molto riservata e non ha ovviamente acconsentito diciamo ad essere contattata. Quindi lo avete seguito indirettamente? Esatto, esternamente, sì. Capisco. Senta, restiamo però sugli scomparsi. Ora, lo dicevamo, si attende il... la conferma del DNA, ma se appunto arrivasse vuol dire che Andrea purtroppo ha perso la vita. Sì. Ma ormai, insomma, non ci sono dubbi. Non ci sono dubbi su questo, però vorrei, diciamo, gettare una luce su quel cono d'ombra che riguarda gli scomparsi nelle Marche. Sì. Noi abbiamo citato qualche caso, il piccolo Sergio Isidori, ma ce ne sono tantissimi. Sì. Qual è il quadro che lei ci può rappresentare? Allora, io vorrei sottolineare una cosa. Nel momento in cui si fa la denuncia, è una cosa molto importante, perché molte volte si va a fare la denuncia dai carabinieri, dalle forze dell'ordine e gli viene risposto torni tra 48 ore. Ecco, questo è assolutamente una cosa che non sta scritta da nessuna parte. La denuncia va fatta immediatamente e può essere fatta anche da persone estranee alla famiglia. Ma immediatamente? Immediatamente, dopo 8 ore, nel comunque... momento in cui uno comincia a preoccuparsi perché non è ritornato nell'orario in cui doveva ritornare, ovviamente si deve recare presso il comando dei carabinieri o il commissariato di polizia e fare la denuncia. Dico anche che dal 2016 la denuncia può essere fatta anche telefonica, anche non dai familiari ma anche da persone esterne, e poi va confermata nelle 72 ore per iscritto. Ma comunque la denuncia telefonica permette di inserire il nominativo dello scomparso nello SDI e di attuare subito le ricerche. È un sistema, diciamo, di interforze che hanno una banca dati che loro hanno e che entra nel circuito in modo da poter ricercare poi velocemente e segnalare che la persona è scomparsa. Che la si normativa cerca. Vigente in materia oggi offre maggiori garanzie per i familiari degli scomparsi rispetto al passato? Sì, sicuramente quali? È un fenomeno che è sempre più attenzionato. E sono stati fatti passi avanti, diciamo che l'unica legge che c'è è quella del 2012, però poi ovviamente anche le forze di polizia sono state sempre di più attenzionate sul fenomeno. È importante, quando una persona va a denunciare la scomparsa di un soggetto, e dare le maggiori informazioni possibili del caso, e quindi che tipo di vestiti aveva, se aveva delle patologie, se aveva dei problemi economici, se aveva dei problemi sentimentali, dove è scomparso, quindi le informazioni più dettagliate possibili, in modo da indirizzare subito le ricerche. Come si fa però diciamo ad escludere che si tratti di un allontanamento volontario laddove parliamo di un soggetto maggiorenne? Proprio dalle informazioni che la famiglia dà e che quindi orienta gli investigatori verso un tipo di allontanamento o volontario oppure forzato. Capisco. Ma oggi sono quanti gli scomparsi nelle Marche? Voi avrete un report che peraltro è stato illustrato a fine anno, sì, nel 2023. Che numeri abbiamo? Allora, non abbiamo grandi numeri, adesso nello specifico non ricordo, sono per lo più persone anziane. Sì.
che scompaiono perché hanno l'Alzheimer oppure andando a fare una passeggiata probabilmente si sono sentiti male e sono scomparsi. Ci sono stati però dei casi eclatanti nel nostro territorio. Io ricordavo il piccolo sì, Sergio. Insomma, esatto. Un caso risalente al 79. Tanti sì. anni fa, però davvero un mistero, no? Legato alla scomparsa. Le ricerche, di questo bambino. Diciamo che la normativa quella volta era molto arretrata, non c'erano tutti più blanda, esatto, non c'erano i mezzi di ricerca che ci sono adesso. Adesso mettono in campo veramente con il piano provinciale delle persone scomparse, certo. E fanno muovere tutta una serie di operatori sul territorio per la ricerca del soggetto. Senza contare le nuove tecnologie, proprio qualche giorno fa abbiamo parlato di un bambino di soli 3 anni che si era allontanato dall'abitazione accidentalmente, inavvertitamente da parte dei genitori che non si erano accorti dell'allontanamento del piccolo, e poi è stato ritrovato dal soccorso alpino proprio grazie a strumentazioni esatto, sofisticate esatto. come il drone con telecamera, esatto. Diciamo con la temperatura. Sì, sì. Che riesce a intercettare. Esatto, ecco, importanti sono anche corpo. I cellulari, perché anche se sono spenti comunque danno segnale. Certo. Tornando però un attimino all'iter da seguire nel caso di una eventuale scomparsa, io presento la denuncia alle forze dell'ordine, la presento anche piuttosto rapidamente, ma quando scattano le ricerche? Immediatamente viene attivato il piano provinciale delle persone scomparse, che ogni provincia ha, che in base, viene formulato in base al territorio di cui si va a ricercare la persona, quindi ogni provincia ha un proprio territorio, che può essere quello maggiormente marittimo o diciamo montuoso, eccetera, e poi si mettono in campo tutte le forze per la ricerca della persona scomparsa, in collaborazione diciamo con la prefettura che coordina tutte le ipotesi di ricerca. Certo, tornando al caso Rabchuk, una delle considerazioni che sono state sollevate più volte è stata quella legata al fatto che il casolare di Castelplanio, dove sono stati rinvenuti i resti, in realtà era stato già diciamo visionato, anche sì. se poi il cadavere si trova in una zona inagibile, esatto. quindi cioè, c'è tutta una questione, però ecco, allora, questo, è un po' paradossale, no? Che esatto, sia stato trovato a pochi metri dal esatto, luogo della scomparsa. Però non è infrequente, perché se noi guardiamo anche casi diciamo di cronaca, possiamo vedere che i cadaveri, benché la zona sia stata perlustrata bene, sono stati poi ritrovati casualmente qualche anno dopo. Si pensi a Lilli Resinovic, si pensi al caso Gandola, si pensi a Viviana e Gioele, quella volta che c'erano state le ricerche dei volontari della protezione civile e poi invece è stato ritrovato da un cacciatore nella zona che era stata battuta. Certo. Quindi non ritengo che sia, diciamo, che l'ipotesi che si faccia, cioè quella di aver portato il cadavere in un secondo momento, sia diciamo plausibile. Quindi lei ritiene sia sempre sì. stato lì, così una sua opinione sì, ovviamente certo, personale, certo. Però mi sembra di capire che non ritiene neanche che sia stata una, diciamo, una negligenza degli inquirenti, no, o comunque una scarsa attenzione. Probabilmente, se come sta emergendo si tratta di un suicidio, lei si era impiccata su una trave in alto, dove era inagibile, quindi probabilmente lì non è andato a vedere nessuno. Poi il cadavere ovviamente si è decomposto ed è caduto, e allora lì è stato ritrovato. Tornando invece alla vostra associazione, la Penelope Marche, quali servizi dunque voi offrite? Da quanto tempo operate sul allora, territorio? Allora, noi operiamo sul territorio da più di 10 anni. Siamo in contatto con tutte le prefetture e praticamente facciamo, oltre diciamo, a convegni o rassegne diciamo, per far conoscere il fenomeno della scomparsa, nel momento in cui abbiamo notizia di una persona scomparsa ci mettiamo subito in contatto con la famiglia e quindi diciamo, ci interfacciamo sia con la prefettura, con le forze dell'ordine e poi li seguiamo anche dal punto di vista legale in maniera del tutto gratuita. Supportate anche i genitori nel caso di sottrazione di minori? Sì, come no, stiamo seguendo il caso di Vincioni, stiamo seguendo anche il caso di Benedetti, dove adesso la Penelope Marche è costituita parte civile proprio nel caso Benedetti. Sì, perché sono in realtà dei bambini, ecco, di cui
spesse volte non si hanno veramente più notizie. No, perché generalmente sono donne straniere che portano i figli nella loro città di origine e poi dopo non fanno neanche sentire il bambino al padre, cioè non li mettono neanche in contatto. Consideriamo che poi i bambini sono molto piccoli, non gli viene insegnata la lingua italiana e quindi poi, come spesso accade, il padre non riesce più a parlare e a interagire con il figlio. Converrà con me e con tanti genitori che su questo probabilmente il legislatore, specie in Europa, dovrebbe un attimino garantire maggiori tutele al genitore che certo. subisce una violenza di questo tipo, perché poi è una vera e propria violenza sia per il genitore ma soprattutto come per no, il minore. Certo. Quindi probabilmente dovremmo in qualche modo fare di più. Fare di più. Senta, dove avete la sede per contattarvi? So che c'è un sito. Quindi... Sì, c'è il sito, potete trovare tutti i contatti nel sito Penelope Marche. Sì. Presieduta dalla, da Giorgia Isidori, che è la sorella di Sergio Isidori. Esatto, che saluto, non ha potuto per altri impegni partecipare, ma l'aspettiamo insomma per fare di nuovo il punto sì. e tenere alta l'attenzione su questo tema, quello degli scomparsi, che a noi sta molto a cuore, anche perché insomma se ne parla poco, eccetto in casi eclatanti, ecco, che esatto, poi esatto. balzano agli onori delle cronache. Esatto. Quindi credo perché che... gli anziani non fanno notizia, diciamo. Ma purtroppo, noi li, ma esatto, sappiamo ma poi noi ne seguiamo diversi. Quale insomma. Dramma, anche perché intervengono magari malattie, ecco, in questo caso che a volte sono determinanti, esatto. no? Nella... Spesso l'Alzheimer, perdite esatto. di coscienza. Esatto, sì. esatto. Noi ringraziamo l'avvocato Federica Guarella, vicepresidente grazie. Di Penelope Marche, ODV, grazie per essere grazie stata con noi e grazie soprattutto per il lavoro che fate grazie. A servizio delle persone, in sostanza, che quando purtroppo sono colpite da casi di scomparsa non sanno davvero dove sbattere la testa, quindi lei già ci ha, diciamo, in qualche modo dato una sorta di tranquillità sul fronte legale, sul fatto che bisogna denunciare immediatamente, quindi non aspettare no, le 48, le 72 no, ore. Si parla delle prime ore come golden hour, cioè okay. Diciamo ore d'oro proprio per la ricerca, perché più ci si allontana certo. dal momento in cui la persona è scomparsa e minori probabilità ci sono di ritrovarlo. Certo, quindi... Mi raccomando, la denuncia o comunque recarsi dalle forze dell'ordine per informarsi meglio su cosa fare è importantissimo, perché poi più il tempo passa e più, come diceva l'avvocato Guarella, può essere difficile ritrovare la persona scomparsa. Grazie ancora avvocato per essere stata grazie con noi. Ci fermiamo, una breve pausa pubblicitaria, ma vi aspettiamo tra pochissimo. Rimanete con noi, questa è Vera Mattina.